Oggi devo andare prima al lavoro. Devo finire di organizzare la conferenza che si terrà tra una settimana. I miei collaboratori, Luca e Maria, sono bravi ma un po' sbadati. Devo controllare quello che hanno fatto finora. Ciao ragazzi, come vanno i preparativi per la conferenza? È tutto pronto? Beh, quasi. Cosa significa quasi? Hai mandato gli inviti ai relatori? Certo, glieli ho mandati tempo fa. Bene. Tu, Maria, hai richiesto le locandine all'agenzia pubblicitaria? Gliele richiedo oggi stesso. Ok, Luca, i relatori ti hanno inviato il testo definitivo del loro discorso? Me lo ha mandato solo un relatore. Avete inviato la mail ai dipendenti del comune? Gliela mando subito. Sbrigatevi, queste cose andavano fatte la settimana scorsa. Luca, il comune ci ha mandato la mail di conferma per l'uso del teatro? Ce la manda oggi. Maria, quando devi inviare il numero definitivo degli invitati al ristorante? Glielo devo mandare entro domani. E il ristorante ti ha inviato i menù? Me li invia oggi, spero. Quante cose da organizzare. Vado nel mio ufficio. If you like this lesson, don't forget to subscribe to the channel to not miss the next lessons. Anna, scusa, quando ci mandi l'elenco dei politici da invitare? È vero, scusate, ve lo mando tra un'ora. Ci servirebbero anche le loro email. Certo, ve le giro tra poco. Ma no, ce le ha girate 2 giorni fa, non ricordi? Se non le trovi, te le mando io. Va bene, scusate. Con tutta questa confusione lo avevo dimenticato. Ragazzi, sto impazzendo. Buongiorno Anna, come va l'organizzazione della conferenza? Bene, ci sono tante cose da fare. Tu hai inviato il testo della tua relazione? No, te lo invio in giornata. Tu potresti inviarmi una locandina dell'evento? Certo, te la mando appena pronta. Grazie, a presto.
Una pausa, finalmente. Anna, scusa. Dimmi. Non troviamo i regali per gli invitati. Certo, la ditta ce li manda domani. Che sbadato, è vero. Sai per caso se mandano anche il premio per il presidente? Sì, ce lo inviano sempre domani. Ma non vi ricordate nulla? Aiuto! Ragazzi, ho fatto tutte le chiamate, siamo a buon punto. Lo spero proprio. Il comune quando invierà le chiavi del teatro? Me le porta un addetto la prossima settimana. Penso che sia tutto sotto controllo. Un'ultima cosa. Luca, dovresti farmi avere i nomi di tutti i dipendenti che lavoreranno il giorno dell'evento. Certo, te li mando subito per email. Servono anche a me. Va bene, ve li mando subito per email. Girami anche l'email della società di catering. Te la giro in un attimo. Anche a me. Ve la giro, certo. Ragazzi, vado a casa, sono distrutta, ci vediamo domani. Anche noi tra un po' andiamo via. A domani. In this lesson, we see the Italian combined pronouns. To understand this lesson, you need to know direct and indirect pronouns. If you want to review these topics, you will find the links to the two videos in the information box. When an indirect pronoun and a direct pronoun are in the same sentence, they join and form a combined pronoun. Let's see some examples. Regalo una mela a Luca. We can replace the direct object. Una mela. With the direct pronoun. La. We can replace the indirect object. A Luca. With the indirect pronoun. I. We can therefore say. Gliela regalo. Let's look at another example. Porto un gioco a voi. Ve lo porto. Here you can briefly review the direct and indirect pronouns. To form the combined pronouns, we use the following indirect pronouns. Mi, ti, i, ci, vi, i. And the following direct pronouns. Lo, la, li, le. We get the following combined pronouns. Mi plus lo, me lo. Mi plus la, me la. Mi plus li, me li. Mi plus le, me le. Ti plus lo, te lo. Ti plus la, te la.
ti plus li te li, ti plus le te le, gli plus lo glielo, gli plus la gliela, gli plus li glieli, gli plus le gliele, ci plus lo cielo, ci plus la cela, ci plus li celi, ci plus le cele, vi plus lo velo, vi plus la vela, vi plus li veli, vi plus le vele, gli plus lo glielo, gli plus la gliela, gli plus li glieli, gli plus le gliele. As you can see, the indirect pronoun always comes before the direct one. When indirect pronouns mi, ti, ci, vi form a combined pronoun, change the vowel. Laura ti ha mandato le mail, me la manda dopo. Quando ci porti il vino? Ve lo porto subito. The combined pronouns third singular person and third plural person are one word. Chi compra il gelato a Laura? Glielo compra sua sorella. Devi portare la torta ai tuoi genitori. Gliela porto dopo. As with direct pronouns, with combined pronouns, the past participle of the verb agrees with the combined pronoun. Hai dato i soldi a tuo fratello? Sì, glieli ho dati. Hai comprato le rose a Laura? No, non gliele ho comprate. When there is the modal or phraseological verb plus the infinitive, the combined pronoun can go before the verb or after the infinitive. La borsa è rotta, non te la posso prestare. La borsa è rotta, non posso prestartela. That's all for this lesson. In the comments, try writing a sentence using combined pronouns. If you liked the lesson, subscribe to the channel and leave a like. See you at the next lesson.